riparte il negoziato sugli ostaggi e per una nuova tregua a Gaza avanza in campo anche la CIA, il cui capo, l'ambasciatore di lungo corso William Burns, è a Varsavia per incontrare nuovamente, dopo venerdì ad Oslo, il direttore del Mossad Barnea e il premier del Qatar, Yassin Al-Thani. Sono le ore in cui il segretario alla difesa USA, Austin, è a Tel Aviv per incontrare il premier israeliano Netanyahu, ribadendo: continueremo a fornire ad Israele l'equipaggiamento necessario. Sarebbero almeno 50 le persone sotto le macerie di un edificio nel campo profughi di Jabalia, nel nord di Gaza, colpito ieri in un raid di Israele. 90 le vittime dell'attacco, secondo Hamas, che ha denunciato sino ad ora quasi 19.500 morti e oltre 52.000 feriti. Secondo l'esercito israeliano, colpiti oltre 150 obiettivi terroristici nelle ultime 24 ore, scovando valigie con l'equivalente di oltre 1,5 milioni di euro. Troppi civili uccisi, occorre una pausa, ha ribadito l'Unione Europea. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto che la reazione di Israele sia proporzionata e che risparmi la popolazione civile a Gaza. Secondo Save the Children, il blackout totale delle comunicazioni per 4 giorni ha reso quasi impossibile la distribuzione degli aiuti nella striscia. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU dovrebbe votare a breve una risoluzione, ma intanto la tensione si è estesa sul Mar Rosso. I ribelli yemeniti filo-iraniani Houthi hanno rivendicato l'attacco con droni di 2 navi, la norvegese Swan Atlantic e la nave container MSC Clara, che secondo i ribelli sono legate ad Israele. Una minaccia con ripercussioni a lungo raggio, con 3 società cinesi che hanno subito sospeso il trasporto merci sulla rotta del Mar Rosso, da cui passa circa il 10% del commercio globale.